Sempre nella mia carriera sono andato alla ricerca di opere che non si fanno ogni giorno, no? Per esempio, tanti anni fa trovai l'Africana di Meyerbeer, la Francesca da Rimini di Zandonai, tantissime cose, le Cid, Massenet, il Profeta anche di Meyerbeer, tante opere, addirittura la Fedora che non si faceva da tanti anni perché cioè io sapevo che era un'opera che ha fatto la prima, l'ha fatto Caruso, allora ho detto è una opera importante, soltanto non per l'aria ma per la parte, e allora sempre sono andato a ricercare delle parti, e specialmente adesso quando ho lasciato molto il repertorio normale sempre cerco qualcosa. Allora pochi anni fa sono venuto a Milano, ho trovato la Casa Ricordi, la partitura del Cyrano, e poi ho trovato anche un nastro del suono della recita che cantava Ramon Vinay nel 48, proprio qui alla Scala. Allora il pezzo mi ha affascinato, veramente ho visto che questa opera maestra del Rostand, che ha portato al teatro tanto, veramente Alfano aveva fatto un capolavoro. E io penso che è stata una riscoperta di questo pezzo, che dall'altra è sconosciuto totalmente dappertutto. Allora sono felice di averla ritrovata e sono felice che adesso che la facciamo alla Scala. Nato a Posillipo l'8 marzo 1876, Franco Alfano studiò al Conservatorio di San Pietro a Maiella. Si trasferì poi a Lipsia, dove perfezionò lo studio del violino e della composizione. Dal 1896 visse a Berlino, svolgendo attività di pianista. Quindi, dopo l'esordio teatrale con Miranda nel 1898, si trasferì a Parigi, dove fece rappresentare due balletti alle Folies Bergère e iniziò l'opera Risurrezione, che completò poi a Mosca e a Napoli. Nel 1916 si stabilì a Bologna come insegnante di composizione nel conservatorio. Ne diventerà poi direttore. Nel 1923 passò con analogo incarico a Torino e qui lavorò su proposta di Arturo Toscanini e su incarico di Ricordi al completamento della Turandot pucciniana. Lasciata Torino nel 1939, fu poi sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo e quindi direttore del Conservatorio di Pesaro, fino al 1950. Si ritirò infine a Sanremo, dove morì il 27 ottobre 1954. Coetaneo del sommo Maurice Ravel, Franco Alfano in ben poco condivise il destino del grande francese. Temperamento sereno e malinconico, Alfano viene ricordato soprattutto come il completatore di Turandot dopo la morte di Puccini. In realtà basterebbe il suo contributo alla stagione del verismo con Risurrezione ad affiancarlo agli altri classici del genere, trasformando il Tristassi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano in un poker. Anche il suo catalogo sinfonico e cameristico è assai più ricco e interessante di quello dei celebri operisti italiani che gli furono contemporanei. Così come la sua opera più ambiziosa e complessa, la leggenda di Sakuntala, ha decisamente influenzato i colleghi che si sono ispirati al Giappone, Mascagni con Iris e Puccini con Butterfly.
trovo che lì ci siano veramente dei momenti affascinanti, cioè sentirlo dal vivo, specie con una grande orchestra come qui, è un'emozione, perché succede tantissimo, tante cose che magari nel disco non si sentono bene o che adesso una registrazione di fortuna ovviamente possono sfuggire. È un bel ritorno questo del Cyrano de Bergerac di Franco Alfano al Teatro alla Scala, perché in effetti mancava da 50 anni. Ci sono molti motivi, ovviamente. Da un lato Franco Alfano è stato considerato da molti sostanzialmente solo il compositore che ha compiuto nemmeno tanto bene la Turandot di Puccini, e quindi insomma ha avuto questo, è stato bollato in qualche maniera negativamente. E dall'altro chiaramente è stata un po' la parabola discendente del verismo e affini che li ha molto nociuto, come è sparito Alfano e sono spariti Zandonai, il Mascagni minore, il Giordano minore, eccetera. E quindi l'ultima volta che Alfano è stato eseguito alla Scala è stato proprio 50 anni fa, nel 54, poco prima che lui morisse, Ramon Vinay, grande tenore cileno, tenore e baritono cileno, lo ha portato qui alla Scala. Sembra Alfano sia rimasto molto colpito da questa interpretazione. Perché mi soffermo su questo? Perché è una di quelle classiche opere, il Cyrano, che sostanzialmente vengono montate quando c'è un grande interprete. Bisogna dire che Alfano non aveva il dono proprio della melodia fluente, insomma non è Donizetti, non è Verdi, non si torna a casa fischiettando un motivo. Però in compenso c'è un'orchestrazione assolutamente affascinante, un'orchestrazione molto densa. Lui, ricordiamo, ha studiato prima a Napoli, era napoletano, nato nel 1875 a San Carlo, e poi si è trasferito a Lipsia, dove ha studiato con Salomon Jadasson, ed era, diciamo, in qualche maniera così si era avvicinato alla tradizione sinfonica tedesca. E poi, essendo mezzo francese, perché la madre è francese di Alfano, lui ha trascorso diversi anni a Parigi, alla fine dell'Ottocento, primissimi del Novecento, conoscendo i grandi compositori francesi, Debussy, Ravel, eccetera, e facendo conoscenza anche della musica russa. E da allora lui rimase sempre affascinato dalla musica francese, e sostanzialmente c'è sempre un richiamo a Debussy, a qualche elemento impressionista. Anche qui c'è un'altra particolarità da ricordare, l'opera ha una doppia versione. Il Cyrano ovviamente da Rostand è stato scritto in francese, ed essendo Alfano compositore perfettamente padrone del francese e della prosodia francese, cosa non facile, lui l'ha scritta sia in francese che in italiano. La prima assoluta avvenne a Roma al Teatro Reale dell'Opera nel gennaio del 1936, e la prima in versione italiana, e la prima francese nel maggio dello stesso anno, 36, all'Opéra Comique a Parigi. Non c'è una melodia proprio suadente, però ci sono momenti melodici assolutamente affascinanti, e Alfano, da buon drammaturgo qual è, riesce a piazzare questi momenti di climax alla fine sostanzialmente di tutti gli atti. Alla fine del primo atto c'è una bellissima invocazione della Parigi notturna, nebulosa quasi, con suoni molto soffusi che fanno un po' Charpentier, volendo, c'è un'idea della Louise di Charpentier. Nel secondo atto c'è il bel duetto tra i due tenori, nel quale fanno amicizia, visto che la bellissima Roxane aveva pregato di fare così al suo cugino. E poi c'è lo splendido duetto finale del secondo atto, in cui prima Cyrano suggerisce sotto il balcone, scena nota, e poi a un certo punto si sostituisce, visto che Cristiano non riesce proprio, insomma, a captare tutto, però poi per avere in premio l'ambito bacio di Roxane, purtroppo lui deve lasciare il campo a Cristiano, è un momento molto, molto struggente. Nel terzo atto è il momento clou, sicuramente la scena, l'assolo, chiamiamolo l'aria, insomma, di Roxane, che sfidando le linee nemiche arriva nel campo francese durante l'assedio di Arras, e poi il clou di tutta l'opera, quando lui recita la famosa lettera, l'ultima lettera di Cristiano a Roxane, nella penombra, nel buio, insomma lei capisce che lui
doveva averla scritta, non poteva conoscere le parole se, visto che non c'era luce, e doveva averla scritta lui, e allora soltanto si capisce, lei capisce che in realtà aveva amato tutta la vita, tutti questi anni, l'autore delle lettere, non Christian, ed è un momento veramente struggente. Lì Alfano è riuscito a creare un qualcosa che non è una sovrastruttura inutile dell'opera, ma veramente ha aggiunto parole sue, diciamo... Una scena, direi, che tra le cose migliori del teatro italiano del Novecento. Parlavamo di un bacio. No. Sì, è dolce la parola. Tacete. Un bacio, ma cos'è così d'un tratto? Un giuramento reso tra sé, se è un patto più stretto. Ecco, un traguardo che insieme è un avvio. Un punto rosa acceso sulla i di amore mio, un bisbiglio alle labbra perché l'orecchio intenda, il brivido del miele di un'ape che sfaccenda, una comunione presa al petalo di un fiore, un modo lungo e lieve di respirarsi il cuore, di gustarsi in bocca l'anima poco a poco. Tacetevi, vi prego. Sì, taccio, vado a fuoco. Sali, però adesso mi sembra che sia male. Ci siete sempre. È monta, gran pezzo d'animale. Quest'opera di Rostand è un'opera che nasce da una storia di fascinazione straordinaria. Si tratta di uno scrittore della fine dell'Ottocento, innamorato di un personaggio reale, scrittore anch'egli, del Seicento francese. Ecco, corre naturalmente dire che questa opera è una mescolanza di realtà e di fantasia, anche perché Cyrano de Bergerac, Savinien de Cyrano de Bergerac, è il personaggio naturalmente della realtà, è un personaggio anch'esso leggendario. E, tanto più il paradosso è questo, che quando Rostand ha avuto un grande successo con questa opera, iniziano quasi parallelamente le vere ricerche storiche su Cyrano de Bergerac, e i risultati che si sono ottenuti verso gli anni 20-21 non sono diciamo assai nuovi rispetto a tutti gli ingredienti che Rostand ha messo nella sua opera. Ecco, quali sono questi ingredienti? Innanzitutto il fascino per questo personaggio viene dal fatto che è uno degli ultimi baluardi di quella grande stagione prima dell'assolutismo di Luigi XIV, che è il pensiero libertino, nutrito dallo scetticismo erudito.
stupisce un po' oggi, come dire, parlare di trasgressione di libertà, ma siamo nel 600 francese, all'epoca di Mazzarino, la cui opera poi, è vero, sarà la continuazione di quell'opera che ha iniziato Richelieu, cioè quella della costruzione dello Stato assoluto, della sovranità francese. Dal punto di vista stilistico si potrebbe dire, ecco, si potrebbe fare una certa analogia, ecco. Così come Cyrano, nella sua esistenza e nella sua vita, rappresenta un esempio di quella paideia antica greca, no? Ecco, che poi non si ripete più, no? Nella modernità, così nel Cyrano di Rostand, dal punto di vista teatrale, quest'opera la si può leggere come una vera summa di stili, antologia direi quasi, letteraria del teatro francese e non solo francese. Tra l'altro l'opera si apre proprio in un teatro nel teatro, perché si apre con una rappresentazione di una pastorale di Barot, cioè una pastorale di quel teatro spagnolo che era nel 600 all'avanguardia, e è chiaro che il suo successo viene anche dal fatto che c'è una abilità stilistica, no? Insomma, è un teatro essenzialmente di poesia. Il finale stesso poi di questa opera ci mostra, insomma, come dire, un teatro che è estremamente prossimo a quello che noi chiamiamo l'antieroe del teatro contemporaneo, ecco, perché di fronte al disvelamento, insomma, no? Ecco, di tutta una serie di travestimenti che ci sono e di sdoppiamenti e di doppiezze, no? Per un amore impossibile. Il personaggio alla fine, insomma, no, dell'opera ritiene, ecco, come il suo punto di elevatezza maggiore il pennacchio del suo cappello, ecco. Una sorta di, come dire, di marameo, ecco, alla morte, perché sta morendo, no? Ma il fondo, insomma, ecco, di questa grande lezione teatrale, che non è solo di teatro ma è anche di vita, perché c'è la vita è considerata così come un gioco, come un arbitrio che occorre giocare, e giocare anche con festosamente, ma è nel senso proprio socratico della inutilità della bellezza, cioè la bellezza è un valore proprio perché è inutile, proprio perché è futile, perché non serve a nulla, non serve al potere, non serve alle nostre certezze, ai nostri fondamenti, ma accompagna così con una sorta di gioco leggero la nostra labile esistenza. Cyrano di Bergerac, nobile guascone, è un abile spadaccino, è un abile paroliere, abile di lingua e di spada quindi, ma è afflitto da un terribile naso che gli crea quelli che noi chiameremo al giorno d'oggi dei complessi di colpa. Egli è follemente innamorato della cugina Rossana, ma per quanto è abile nelle parole con i potenti, gli avversari, eccetera,
rimane bloccato davanti all'esternazione dell'amore appunto per la cugina. Ella in realtà è affascinata dalle parole di Cyrano e ne fa il suo confidente, ma certo non il suo amato. Perché questo? Perché in realtà Rossana ama il bel Cristiano, che sarà tanto bello, ma in realtà non sa mettere due parole in croce. Per cui cosa succede? Cristiano, bello, si appoggia al buon Cyrano, bravo, che invece gli fa quello che chiameremmo il ghostwriter della situazione, per affascinare Rossana. Rossana quindi continua a ricevere queste parole bellissime, queste lettere bellissime, e continua ad essere innamorata del suo Cristiano, non sapendo che dietro appunto alle parole del Cristiano si nasconde Cyrano di Bergerac. Oggetto dell'attenzione e dell'amore di Rossana è però anche il potente duca di Guisa, che appena scopre, chiamiamola fra virgolette, la tresca di Rossana e Cristiano, pensa bene di spedire immediatamente il cadetto Cristiano insieme all'amico Cyrano al fronte, al campo di battaglia. Da qui Cristiano, sempre imbeccato da Cyrano, continua a scrivere lunghe lettere che tengono innamorata pure a distanza la bella Rossana. Ma quando Cristiano alla fine si accorge che Cyrano in realtà lo sta aiutando, ma sotto mentite spoglie, è un amore verso Rossana quello che sta nutrendo e non soltanto un senso di amicizia verso di lui, si sente profondamente addolorato e va a cercare praticamente e a trovare la morte in battaglia. A questo punto Rossana si ritira in un convento, visto che l'amato è morto, e per lungo tempo ancora non conosce la verità, che a suo tempo poi verrà fuori, vale a dire che il Cyrano è stato da sempre innamorato di lei e non ha mai saputo esprimere questo sentimento. Rossana apprezza pure in un momento perduto. Affascina il romanticismo di lui, il suo pathos, il dramma suo, ma che è una persona, come dice alla fine, che è sans panache, nessuno lo può toccare. Lui veramente è uno che dice le verità, che le ha fatto suonare. E che la verità soprattutto deve essere una persona onesta, una persona che veramente è stato poi fedelissimo al suo amico, perché 14 anni dopo la sua morte, la morte di Christian, lui non le ha detto mai a Roxane, soltanto all'ultimo momento quello che è capitato. Allora tutti questi momenti mi hanno affascinato. Thank you.
senz'altro che lo spartito di Alfano l'ho trovato molto interessante, molto complicato, cioè lui ha scritto quest'opera in un momento dove già Alban Berg aveva scritto El Wozzeck, scritto anche la Lulu, anche se la Lulu è stata fatta dopo, sì, in quell'anno, proprio lo stesso anno, e poi Schoenberg aveva scritto già il Moïse Aaron, è uno dei pezzi del secolo XX che è uno dei più moderni, è stata fatta la prima nel 1937, ci sono poche opere che ci sono fatte dopo quegli anni di vero successo. Io sono Bruno Nicoli, sono uno dei quattro suggeritori del teatro, in questo caso sarò il suggeritore di Cyrano di Bergerac, un'opera che ci dà l'occasione di spiegare qual è il nostro lavoro e forse anche chiarire qualche equivoco, nel senso che nella scena principale forse dell'opera Cyrano fa da suggeritore a Christiane, e lo fa in maniera, diciamo, come si fa nel teatro di prosa, sostanzialmente suggerisce le parole che poi serviranno a Christiane a conquistare l'amata. E, quando si pensa al suggeritore dell'opera lirica, tendenzialmente si pensa che faccia qualcosa di simile. In effetti il termine suggeritore è comune per la prosa e per la lirica, ma la funzione è piuttosto diversa. Diciamo che il suggeritore nella lirica sostanzialmente ha la funzione di fare da coadiutore del direttore d'orchestra sul palcoscenico, quindi ha una funzione di gestione degli interventi musicali, dei cantanti, del coro, fondamentalmente ha la funzione di dare gli attacchi musicali ove il direttore sia impossibilitato, perché ovviamente nello stesso tempo sta dirigendo l'orchestra, e soprattutto di correggere eventuali errori che sono ovviamente frequenti. In effetti non esiste un'opera perfetta senza attacchi sbagliati, qualcosa succede sempre, quindi noi siamo lì per stoppare il cantante che ad esempio parte una battuta prima, rischiando di portare con sé tutti gli altri cantanti che devono a lui rispondere, e per farlo ripartire sul momento musicale idoneo, giusto. Prepararsi in scena in silenzio per il cambio veloce. Servizi, Fabio. Servizi. Mezza sala. Mezza sala. Gina, hai visto Renato?
ammettere. In particolare in questo teatro la funzione del suggeritore è un po' più allargata, perché dirige anche le prove ove non ci sia il direttore d'orchestra. Quindi c'è una prima fase, quella delle prove di regia, in cui il suggeritore dirige la prova col pianoforte e i cantanti, ed è proprio il tramite fra il cast e il direttore d'orchestra. Quindi la difficoltà per il nostro lavoro è quello non solo di fare il lavoro da direttore in prova, ma di riprodurre nella maniera più esatta possibile le intenzioni del direttore d'orchestra e i tempi che vuole il direttore d'orchestra. E tra l'altro è anche il momento più delicato, perché spesso ci troviamo di fronte cantanti che vorrebbero altri tempi e noi non abbiamo ovviamente l'autorità del direttore, che tante volte può scontrarsi con un cantante in maniera ovviamente naturale. Però dobbiamo, diciamo, avere questo ruolo un po' di mediatore. Nel momento poi in cui le prove si unificano, cioè dalla separazione regia e orchestra si arriva alle prove d'insieme, andiamo nella buca del suggeritore in palcoscenico, dove appunto abbiamo questo lavoro di attacchi musicali e anche suggerimento delle parole, perché la parola ci serve per dare l'attacco giusto anticipata di un movimento. Tante volte poi capita il vuoto di memoria del cantante, la necessità di dire molte parole, il che è abbastanza delicato, perché va fatto sempre con dei criteri musicali tali che non facciano uscire dal seminato ritmico i cantanti. E è difficile soprattutto quando le opere non sono in italiano, perché spesso ci troviamo a fare opere in russo e noi non conosciamo il significato delle parole, ma dobbiamo conoscere la pronuncia giusta. L'altro anno a me è capitato di fare Jenufa di Janáček in ceco, e quindi ho dovuto studiare l'opera. Potrei ancora cantare qualche frase, ma non so assolutamente cosa significa, ma devo assolutamente pronunciarla giusta in modo che i cantanti recepiscano ovviamente il testo. Questo Cyrano de Bergerac d'Alfano è una cosa totalmente scoperta di Placido Domingo, che ha scoperto questa partitura nella Ricordi qualche anno fa. E l'aveva già sentito un pochino in italiano. Poi ha visto che la partitura era la parte originale in francese. Dunque si è detto che era molto meglio di farla in francese, e infatti quando dirigo quest'opera, quando lo lavoro, quando, con i musicisti, con i cantanti, eccetera, penso veramente a un'opera francese, anche se Alfano è proprio italiano, e si sente tutte le influenze in questa partitura di Vincent d'Indy, Paul Dukas, Ravel, Debussy,
Roussel, ma anche Fauré, anche se naturalmente tutta l'influenza italiana c'è anche dentro, come Puccini, si sente anche Casella, si sente tanti grandi compositori italiani. Cyrano è un tenore che deve avere una grande presenza, un'ora, veramente un uomo di grande statura, se si dice. Naturalmente l'opera tiene molto alla caratterizzazione del tenore, dunque del ruolo di Cyrano, e tutto intorno alla vita, alla storia di Cyrano. Dunque, prima di tutto, avere un grandissimo tenore. Poi c'è un ruolo molto importante, quello del soprano, che è il ruolo di Roxane, che è tenuto da Sondra Radvanovsky, che è un ruolo molto importante e difficilissimo a sostenere. E altri ruoli, come De Guiche, che è un baritono, tipo baritono francese, con alte note, e larga potenza, è anche molto importante nella storia e anche dal punto di vista vocale. Poi Alfano, nel trattamento della voce, usa tanti contrasti, tante differenze, tante caratterizzazioni della voce. Questo viene naturalmente da Falstaff, e poi c'è tutto il XX secolo che ha usato questo tipo di lavoro sulla voce, che c'è non soltanto naturalmente tutto il legato, il cantabile, eccetera, ma anche i gridi o gli urli o le cose sottovoce o sul fiato, tutte le possibilità della voce sono usate. È molto importante in quest'opera, e tutte le voci si appoggiano sull'orchestra, tutto viene, i motivi eccetera, vengono dell'orchestra e creano questa atmosfera particolare attorno delle parole del teatro di prosa. Il genio di Alfano è dappertutto, perché è già quest'opera per me un capolavoro, dunque naturalmente non è conosciuto, e si deve, per apprezzarlo, sentirlo numerose volte, non soltanto una volta. Alla prima ascolta è un po' sorprendente come stile. Come lo dicevo, c'è tante influenze in quest'opera, e la scrittura di Alfano è fatta di tanta influenza. Per fare la sua, con la sua personalità, si mette un po' di tempo a capire, però è un mondo straordinario, veramente. Quando si entra si capisce molto, perché è molto sulla delicatezza, sulla sottilità. Ci sono pochissime differenze di emozione entro un momento e un altro. È tutto così sospeso e nell'aria, molto delicato. Dunque, naturalmente, il dettaglio è molto importante. E stiamo lavorando naturalmente sui dettagli, è quello che fa finalmente tutto. Thank you.
elementi particolarmente in vista nel questa opera possono sono ci sono tante, però ne vedo qualche, per esempio la fine del primo quadro del secondo atto, quando Cyrano ha questa idea magica incredibile di chiedere a Christian, quello che è un bel uomo, che lui poverino ha un naso terribile eccetera, non è proprio bello come uomo, anche se è bello all'interno. Dunque fa questa proposta a Christian di essere in due come uno per amare Roxane. Dunque quando fanno questo contratto spirituale, direi, fra loro due, è un momento, è una chiave dell'opera e del teatro di Rostand. Il secondo momento sarebbe la scena del balcone, che è famosissima, e quando tutti e due sono lì sotto il balcone e che, come Christian non sa parlare e che Roxane si innervosisce da quello che è detto, Cyrano prende il posto di Christian per parlare al suo posto e dire delle bellezze incredibili, e anche se Roxane, vedendo sotto Christian, pensa che è Christian che sta parlando, invece è Cyrano. E questa maniera di fare il teatro è proprio una grande bellezza, un gran momento. E poi il terzo gran momento, verrei la morte proprio di Cyrano, che è di una grande emozione, e dovrebbe essere di una grande emozione, spero che lo facciamo passare al pubblico, perché è un gran momento di teatro anche lì. È una di quelle parti che c'è la difficoltà vocale, come cantante e come attore, devi veramente commuovere al pubblico, devi veramente avere una forza interpretativa dove il pubblico veramente con te. È un personaggio nobile, un personaggio tragico, un personaggio anche che ha l'umore, sa ridere da se stesso, anche se senz'altro amareggiato, ma è uno che perde, ma l'anima vince. Maîtresse, ma porte.
penso che quest'opera è per me l'esempio più tipico della fusione fra il teatro di prosa e la musica.